Buongiorno a tutti, Matteo Bocci e durante l'elaborazione di questa presentazione, di questa insomma lezione tecnica che faremo insieme, mi sono, che intanto è Real World Examples, quindi ho cercato di tenerla il più diciamo reale possibile, per quanto comunque sia ovviamente sia un concetto. Dopo spiegheremo cos'è Agile, allora vediamo subito. Ho cercato di immedesimarmi più che altro nei vostri panni, quindi ho pensato che cosa vorrei portarmi a casa, dove vuole arrivare con real world examples, cioè che cosa si intende. Certo, sperimentare comunque il fallimento di un progetto o comunque sia la sua validità in 45 minuti non è propriamente semplice, però comunque ci proveremo insieme. Allora, quindi procederemo con soluzioni interattive che dopo vedremo, avrete già visto qualcosina. Intanto partiamo, che cos'è un Kanban? Qualcuno lo sa? Avete idea di cos'è? Ve lo spiego. Allora, il Kanban, ho visto già annuire qualcuno, ma ve lo spiego comunque. Il Kanban è una parola giapponese intanto, vuol dire proprio etichetta. Dopo lo spiegheremo bene, ma praticamente prende piede dal Toyotismo, che è un sistema inventato in Giappone di automazione, di delivery, insomma, molto molto interessante, dopo lo vedremo. Una Kanban board è una tavola, di solito proprio fisica, in questa cosa utilizzeremo un muro, di solito si utilizzano magari dei cartoncini, dove verranno inserite alcune definizioni che ci aiuteranno a vedere se il nostro progetto effettivamente è andato a buon fine o meno. Partiamo con un backlog. E procediamo con la classica triade. In realtà la Kanban può essere fatta in vari modi. Noi faremo la classica che è to do, magari se lo faccio bene sarebbe l'ideale, lo rifaccio, to do, work in progress and done. Cioè, quindi sarebbero i tre stadi secondo i quali praticamente una nostra idea, un nostro concetto, un nostro progetto effettivamente arriva a buon fine. Quindi avremo un to do. La lezione sarà interattiva, ma soprattutto avrà una piccola parte di Q&A alla fine. Ciò non toglie che potrete farle tranquillamente durante lo svolgimento della lezione, perché è totalmente, ovviamente per voi, ma è totalmente interattiva, perché rimarranno comunque concetti il più possibile base, se non altro che verranno spiegati proprio visivamente. Quindi work in pro to do, work in progress e done. Intanto done vuol dire fatto, finito, ok? Chi dice che qualcosa è finito effettivamente? Come facciamo a dire che qualcosa è finito? Per esempio, scrivo una lettera. Qualcuno sa dirmi se è effettivamente finita o meno la mia lettera? No, non è propriamente facile. Cioè? Lo decidi prima, esattamente. Questa è la definizione di done, definition of done, la definizione di fatto. In una metodologia agile, e non sempre così, in una metodologia agile il modo in cui viene deciso se una qualche attività è effettivamente stata eseguita o meno viene deciso a monte da tutti i componenti, da tutti gli interpreti del team. In pratica questo permette di far sì che qualcosa è per tutti quanti realmente finita, conclusa. Perché se per me è finita, però per Guido effettivamente la mia lettera non è conclusa perché mi sono dimenticato un qualcosa, Guido ha ragione. Ora, ho preparato io qualcosina perché saranno gli argomenti della giornata. Andiamoli a mettere nella nostra backlog. Cos'è una backlog? La backlog praticamente è il pool, è l'insieme di argomenti, che in questo caso andremo a trattare, ma di argomenti, nel senso inglese del termine, quindi di parti del nostro progetto che andremo effettivamente poi a portare sotto Dan. Sti foglietti fanno schifo. Ma comunque, ora vedremo qualche argomento, piano piano mi aiuterete voi. Alla Kanban ci arriveremo tra poco perché è molto importante e soprattutto è uno degli strumenti. Questo mi porta subito alla definizione di Agile e quindi andiamo a vedere subito se il nostro backlog abbiamo la definizione Agile, ce l'abbiamo e la mettiamo sotto to do, è da fare effettivamente. Perfetto. Definizione di Agile, cos'è Agile? I ciechi e l'elefante, è una parabola indiana. I ciechi e l'elefante, non so se qualcuno l'ha mai sentita. Ok, ve la spiego, ve la narro. In pratica ci sono dei saggi in un villaggio, sono ciechi,
questi saggi, un giorno sentono che un elefante è stato introdotto nel villaggio. Questo elefante viene introdotto e i ciechi vogliono capire come è fatto questo elefante. Come è fatto questo elefante? So cieco, non lo so. Perfetto. Arriva il lampo di genio a uno dei saggi. Andiamo là e lo tocchiamo. Perfetto, si incamminano tutti verso la piazza del paese, del villaggio, e ognuno di essi tocca l'elefante. C'è chi tocca l'orecchia, l'elefante è come il ventaglio, c'è chi tocca la coda, l'elefante è come un serpente, e questa qua è praticamente tutti quanti sentono una parte dell'elefante. Perfetto, Agile è esattamente questo. È descrivibile in molti modi in base a come qualcuno effettivamente lo tocca, come qualcuno lo vuole percepire, perché Agile può essere descritto in molti modi, in termini di come è composto, ossia Agile è un insieme di metodologie che incarnano i principi e i valori del manifesto. Dopo lo vedremo. Quindi, o come è composto, fisicamente, diciamo, tra virgolette, come mindset o filosofia, perché la filosofia Agile significa essere collaborativi, Agile come una soluzione, ossia la soluzione di successo negli ambienti in cui praticamente la necessità di velocità e di cambiamento è ovviamente una richiesta molto, molto, molto predominante. Perfetto, Agile versus Waterfall. Il Waterfall System è il sistema che, diciamo, era predominante fino a anni 90, 2000. Chi è che lavora nell'IT? Lavoriamo tutti quanti nell'IT? Molti, la maggior parte. Perfetto, d'accordo. Chi è che non si è trovato comunque sia in questi anni 90, 2000, anche inizi del 2000, no? Ad avere un approccio Waterfall. Che cos'è un approccio Waterfall? Praticamente ci sono sessioni interminabili di design, di progetto, di riunioni, mettere tutto sotto un piano operativo e a quel punto si parte con l'attività e il lavoro è concluso, no? Sì, prima in test, poi in collaudo, poi in preproduzione, poi in produzione. Perfetto. Ok, il Waterfall, quindi, come abbiamo detto, si compone di vari elementi. Appunto abbiamo la lunga analisi dei requisiti, abbiamo il vero e proprio design di tutto il progetto, quindi praticamente questa è una parola importante, l'outcome, dopo vedremo cos'è la differenza tra outcome e output. Quindi dall'inizio praticamente noi avremo un grande outcome finale e tutto quanto a cascata lo dovrò decidere dall'inizio, piano piano, ogni volta. Ok, non è una cosa importante, non parlerò in Agile in termini entusiastici, non per forza almeno, cioè ovviamente secondo me è meglio, ma rispetto al Waterfall, ha anche il Waterfall, l'effetto a cascata ha i suoi lati positivi. Qual è un lato positivo del metodo a cascata, per esempio? Per esempio, il fatto che effettivamente il metodo a cascata ci permette di avere una documentazione estremamente esaustiva, no? Nel mentre che faccio tutto quanto il progetto, documento tutto quanto, a un certo punto giustamente ho raccolto una mole di dati enorme che mollo al cliente, non lo leggerà mai e buonanotte. Questo è il modello a cascata. Un altro fattore molto importante, per esempio, del modello a cascata rispetto all'Agile, qual è? Per esempio. Finiti. Finiti, sono solo questi. Perché quello che noi vediamo qua, questo qua è il triangolo dei valori, dove abbiamo scopo, risorse e tempo. Come vedete sono perfettamente invertiti tra Waterfall e Agile. In pratica vediamo che questa è la linea dei punti fissi, questa è la linea dei punti stimati. La linea dei punti fissi nel triangolo delle qualità del sistema a cascata è lo scopo. Lo scopo è immutabile. Io decido a priori che il termine di un progetto, il mio progetto finisce perché ho fatto un delivery di 50 macchine Linux, perfetto. Quelle 50 macchine, quando l'ho finito, lo scopo è fissato, punto. Si stimano invece inizialmente le risorse da utilizzare, quindi magari anche le risorse umane, semplicemente, giustamente, e il tempo. Questo però è una stima. Io non so quanto ci metterò. È molto più importante, invece, secondo me, avere fissi risorse e tempo. È proprio diverso il concetto. Ok, perfetto, quanti soldi ho? Quanto tempo ho? Quante persone ho che posso disporre di questo progetto? D'accordo, vediamo dove arrivo. Questo è lo scopo stimato. L'Agile, praticamente appunto, come dicevamo, è un modo molto più flessibile. Questa era la parte del mindset di Agile che ci permette di comprendere appunto che, come vedete, per ognuna delle due tipologie, l'outcome alla fine arriva dappertutto, ma nel frattempo, questa è una cosa che vedremo anche dopo, nel frattempo in Agile abbiamo degli intermezzi nel quale il nostro prodotto è effettivamente già fruibile. Perfetto. Un po' di storia, vediamone un paio, ma proprio volanti, ragazzi. Allora, perché credo che veramente avremo
in realtà poco tempo. Allora, il governo USA approccia, questo è la cosa, questo secondo me è una delle cose più carine. Chi è che conosce la bomba atomica e come è stata, diciamo, tra virgolette, tirata fuori? Progetto Manhattan, chiaramente. Ok, nel senso, sapete che le più grandi menti del mondo in quell'epoca erano riunite, alcuni coscienti, alcuni un po' di meno, per quanto riguarda la costruzione della bomba atomica, ok? Ce ne abbiamo tanti. Anche persone che poi dopo non hanno fatto proprio una buonissima fine, perché appunto hanno scoperto che la bomba atomica è a quello a cui serviva. Però è il primo approccio effettivamente agile, perché è il face to face, no? Gli Stati Uniti presero tutte le menti più illuminate, le misero insieme e quello che ne scaturì è un qualcosa di ovviamente geniale, ovviamente molto distruttivo, ma è qualcosa di geniale. Il face to face è un approccio molto importante in agile, ci permette praticamente appunto di condividere tutti quanti insieme un'esperienza con un approccio diretto, gli uni con gli altri. Vediamo, importanti sono questo qua, è il toyotismo, come dicevo, Taichi Ono, che crea il primo sistema di Lean Production, un sistema veloce, un sistema agile. Lo vedremo dopo perché è importante come la creazione del toyotismo ci porterà poi alla struttura veramente veloce e veramente agile. Abbiamo l'ispirazione di Scrum, questo siamo già negli anni 80, lo Scrum viene progettato nel 95 da Schwaber e Sutherland, e arriviamo poi alla strumentazione, praticamente l'implementazione di Agile nella sua forma, del suo mindset, appunto, viene redatto, mi sembra, nelle montagne, non mi ricordo, montagne rocciose, penso. Si sono riuniti là a sciare, tra una cosa e un'altra, in baita, la sera scrivevano il testo. 17 persone scrissero il manifesto Agile, alcune delle quali hanno continuato a creare degli strumenti proprio per Agile, tra cui Scrum, adesso lo vedremo comunque sia. Eccolo qua, questo è il manifesto. Sono 4 valori, 12 principi. Noi vedremo i 4 valori in maniera un pochino dettagliata, leggermente più dettagliata. 12 principi nettamente in maniera più marginale, ma giusto per leggerli. Intanto vediamo un secondo. Definizione di definition of done. Quale decidiamo che è la nostra definition of done? Per quanto riguarda la velocità, abbiamo 45 minuti, io direi che, di meno anche se vogliamo fare qualche domanda, io direi che la nostra definizione di fatto è, se comunque abbiamo capito, la base di quella definizione o di quel determinato passaggio. Abbiamo, in tutto abbiamo definizione di Agile, un po' di storia, purtroppo l'abbiamo troccata veramente poca, se volete ci ritorniamo. È questo il bello della definition of done, perché ci permette, mi permette di capire se effettivamente andare avanti o meno. E facciamo Waterfall versus Agile, l'Agile manifesto sta in to-do, perfetto. Abbiamo work in progress e un work in progress e un work in progress. Definizione di Agile, soddisfa secondo voi la definition of done un pochino? Cos'è Agile, abbiamo detto? Può essere descritto in vari modi, la parabola dell'elefante, c'è il discorso mindset e filosofia che ognuno lo interpreta, diciamo, come vuole, no? A livello concreto, quindi come è strutturato, come un insieme di strumenti. A livello filosofico, diciamo, cosa ci permette di fare e quello che noi effettivamente alla fine troviamo in Agile, che ci permette di appunto di arrivare al done nel nostro progetto. Lo portiamo in done? Ragazzi, è interattiva. Mi dispiace molto, ma è interattiva. Un po' di storia, un minimo. Ditemi voi, perché sennò ci torno sopra. La definition of done è nostra, è di tutto il team, ragazzi. Siamo un team adesso, per questi 45 minuti. Waterfall verso, non sono tante per fortuna, perché sapevo che sarebbe stato tosto anche rompere il ghiaccio. Io non so Brignano, questo è poco ma sicuro, quindi rompere il ghiaccio non è facile. Waterfall versus Agile, la differenza tra la strutturazione vecchia e la definizione di Agile al momento, d'accordissimo. Arriviamo all'Agile manifesto. Quindi, come diciamo, abbiamo 4 valori e 12 principi. I 4 valori, gli individui e l'interazione più che i processi e gli strumenti. Allora, intanto è importante capire che si è perso un po' nella traduzione, e ovviamente è stato redatto in inglese, e in inglese i valori Agile e tutto quanto il manifesto sono espressi come over. Over in inglese viene tradotto in italiano più che, tipo più che i processi, più che la documentazione. In realtà over vuol dire in inglese che la seconda parte non è che è inutile, è molto utile, ma la prima è molto più importante per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il manifesto. Quindi, gli individui e l'interazione più che i processi e gli strumenti. Cosa vuol dire questa parte? Che al centro del progetto Agile, della metodologia Agile, ci sono le persone. Ci siamo noi come team che adesso stiamo collaborando per capirci qualcosa di questo matto che ha fatto 20 slide. Questo è molto più importante di semplicemente i processi e gli strumenti. Non è importante la mia strumentazione che sto utilizzando, siamo importanti noi come collaboriamo come team in questo momento. Il software funzionante, più che la documentazione esaustiva, come dicevo prima,
Questo è un punto molto importante per quanto riguarda i redattori e per quanto riguarda il mondo agile in generale. La documentazione è importante, ma è molto più importante che il mio software funzioni. Perché? Cosa c'è alla base di Agile? E alla base di Agile c'è la ricerca del valore. La definizione del valore è abbastanza, diciamo, labile, però per Agile la possiamo esprimere e ci arriviamo. Quindi il software funzionante, il valore è molto importante, immediato se possibile. Iterazione, ora la vediamo il discorso iterazione e implementazione su Agile. La collaborazione col cliente più che la negoziazione dei contratti. Un contratto cos'è? Un contratto è un qualcosa, un accordo tra le parti, magari due di solito, il cliente e che ne so, magari il developer team oppure comunque i consulenti. Il partner, la collaborazione col cliente è molto più importante perché questo contratto di solito è semplicemente un modo per tutelarsi tra le parti, no? Mentre la collaborazione, noi sappiamo che in Agile il cliente è parte integrante del team. Il team comprende tutte quante, è una parte, la parte di Scrum che dopo la vedremo ancora nel nostro backlog. Uno dei metodi Agile, che è appunto lo Scrum, l'implementazione di Scrum, mette al centro tre figure. Tra queste tre figure, una di queste può essere il cliente. Le vedremo. Comunque è molto importante appunto la collaborazione, perché il cliente così si sente sicuramente più motivato a portare a termine il suo progetto. Non ti dice: questo è il mio progetto, vai, fammelo. No. Io lo faccio più che volentieri, d'accordo, però lavoriamo insieme, perché tu mi devi dire esattamente ogni volta, ogni iterazione, cos'è che effettivamente ti va bene e cos'è che non va bene. Non quello che c'è da contratto, perché il contratto ovviamente si fa sempre. Rispondere al cambiamento più che seguire un piano. Il metodo waterfall, come dicevamo, alla fine arriva al big outcome, no? Alla fine, non ho ancora spiegato cos'è un outcome, ora lo spieghiamo, la differenza tra outcome e output, arriva all'outcome alla fine. È enorme, perfetto, l'abbiamo centrato. Lo centriamo sempre? Non lo so. Alcune volte addirittura arriviamo alla fine del, che ne so, noi stiamo sviluppando un'app, ve la faccio reale, perché giustamente real world examples, no? Sviluppo un'app per telefonino, d'accordo. Dopo un anno è pronta, faccio il sistema waterfall, no? Vedo i requisiti, faccio il design, si inizia a sviluppare, andiamo in test, produzione, perfetto. Usciamo, un anno dopo, magari è un'applicazione di posta elettronica, ne sono uscite già 50. È un po' datata ormai, o comunque non segue più ciò che il mercato mi sta richiedendo. Qua vedo, perfetto, è un'applicazione di posta, primo outcome, d'accordo, fatto, ok? Esco con la mia posta, ok, magari non c'ha, che ne so, la parte bozze, d'accordo, la inserisco dopo, d'accordo, perfetto, però non posso fare la ricerca per filtri, ok, piano piano, però intanto sono uscito sul mercato. E non solo, i feedback che ricevo dal mercato, dal cliente, da tutte le componenti che scaricano l'app, la utilizzano, mi aiutano a me a capire effettivamente ciò che voglio tenere, no? Ciò che io voglio tenere, ma ciò che loro, ciò cui, cosa a loro serve effettivamente, d'accordo. Quindi rispondere al cambiamento, sì, è molto importante, molto più che seguire il piano fino alla fine. I 12 principi Agile, neanche li leggerò, perché a questo punto sono veramente, va bene, magari veloci, i più importanti. Secondo me il più importante, vabbè, è il primo ed è anche molto importante secondo me discuterlo, ma al limite alla fine. La nostra massima priorità è soddisfare il cliente rilasciando software di valore fin da subito in maniera continua. È la parte più importante secondo me della metodologia Agile per quanto riguarda l'implementazione software, che poi è quella che fondamentalmente noi facciamo. Ok, poi vabbè, la semplicità anche è molto importante, ma... Ok, come implementare Agile? Allora, Agile cosa abbiamo detto che è? Tra le varie cose, Agile è un insieme di... è una metodologia, ma è un insieme di strumenti. D'accordo. Kanban. Kanban, come dicevamo, è quella parola giapponese che descrive appunto l'etichetta. Nasce appunto nel toyotismo, nasce in Giappone, grazie a Taishi Ono, negli anni 60-70. E praticamente è il modo in cui in Giappone hanno creato questo sistema di implementazione semi-automatica inizialmente all'epoca, comunque sia sicuramente responsabilizzante nei confronti del dipendente per creare questo automatismo di processo di produzione. È più lunga di così, ma quello che a noi ci ha portato poi per la parte IT, per la parte insomma di sviluppo, effettivamente è la Kanban Board che si porta dietro. Come no? Ci mancherebbe. Questa qui? Certo. Penso di sì. Possiamo chiedere, ma penso di sì. Credo proprio di sì. Ci ha portato la Kanban Board. Quindi Kanban è un sistema di gestione del lavoro concepito per visualizzare e misurare
e gestire soprattutto il flusso di lavoro, la Kanban board, quella là è tutta quanta, ora non è una board, ragazzi, mi dispiace, credetemi, volevo portare il... da Roma non è facile. Quindi, cos'è la Kanban board? È uno strumento utilizzato per visualizzare il lavoro e tramite l'utilizzo di cards, quelle sono cards, sono user story in realtà. La user story è un concetto che adesso non approfondiremo, ovviamente basta cercare Kanban e vi esce il mondo, e soprattutto è un qualcosa che è integrativo, qualsiasi cosa su Agile è combinabile, no? Noi vedremo vari strumenti, magari la mia azienda ha bisogno di un po' di Scrum, un pezzo di Kanban, un pezzo di XP, ora lo vedremo. Ora lo vedremo, è la frase del giorno, comunque, non so se era capito, ma è perché è per stringere il più veloce. Perfetto, quindi abbiamo dei punti di impegno, to do, perché io dal backlog vado al to do, quindi mi sono impegnato a spiegare cos'è un qualcosa, in questo caso la Kanban, e abbiamo dei punti di consegna, il done, sono in cicli di tempo, io ho 45 minuti, mi aspetto che nel mio done in 45 minuti ci sia tutto, o se possibile quasi tutto. WIP limits, i WIP limits sono il meccanismo mediante il quale il team limita il numero delle attività. Qua non l'ho messo perché lo decideremo insieme, in realtà ora magari lo stimo io, ho perso il pennarello, lo stimo io, facciamo due argomenti per volta, sennò poi ci saturiamo troppo, d'accordo? Quindi abbiamo i work in progress, abbiamo l'agile manifesto, ora vediamo se è done, e abbiamo la Kanban. Cosa vuol dire questo limite? Secondo voi? Che al massimo lì ci possono essere... Bravissimo, esattamente. Io faccio così adesso. Faccio il game push versus pull. Tra le altre cose arriverà. No, non posso farlo. Perché? Perché il team sta lavorando ancora a qualcosa. Il team sta ancora lavorando a questo. Io so, tramite uno studio ovviamente, inizialmente metto una stima, poi... avanti, andando avanti col progetto, giustamente io capisco qual è il limite del mio team. Perfetto. Per adesso è 2. L'Agile Manifesto e il Kanban. Vediamo un po'. Agile Manifesto, secondo voi, un minimo, a parte purtroppo i 12 principi, ma almeno i 4 valori, sono stati... Ce li abbiamo? Ce li abbiamo. Molto bene. Quindi si è liberato uno slot nel nostro work in progress. Abbiamo Kanban. E facciamo i WIP limit proprio. Perfetto, un gioco. Quindi cosa abbiamo detto? L'idea alla base è che trovando il giusto equilibrio dei task paralleli, come dicevamo prima, appunto decisi dopo, la produttività aumenta. Questo è un po' un controsenso, no? Perché uno pensa sempre che il multitasking è fondamentale. Sì, certo è una cosa molto buona, a parte che l'uomo, il multitasking, già la donna un po' di più, l'uomo, male. Ok, perché il multitasking è male? Perché prendo 10 task, 10, scusate l'inglesismo, 10... attività, grazie caro, 10 attività e non riesco a portarla a termine, non nei tempi stabiliti, soprattutto non con la priorità stabilita, con la priorità corretta, perché magari arriva il capo e mi dice guarda che allora mi devi fare questo qua, questo, adesso arriviamo anche al push versus pull, mi devi fare questo, è molto più importante, ho capito, ma lo decidi tu, lo decido io, chi lo decide questa cosa secondo voi? Nel metodo waterfall chi lo decideva? Lo decideva giustamente la persona progettista. Perfetto. In Agile il team viene responsabilizzato, è il team che decide effettivamente cosa ha la priorità, insieme a tutti quanti. Lo vedremo nello Scrum, lo vedremo. Kanban e il WIP limit, ora facciamo il gioco. Pensate già a chi vuole fare un gioco, mi serve una sola persona per adesso. Il Kanban cards invece sono appunto lo status, sono appunto queste... io credo che chi ha inventato il Kanban abbia delle partecipazioni con post-it, perché veramente avranno fatto 70-80 milioni di euro dal 2005 ad oggi. E sono questi, sono i post-it attaccati al muro. Ovviamente la Kanban può essere fatta anche lato software, cioè su un programma per computer, giustamente trascini il post-it, però visivamente è molto più reale, no? Aiutano il team a capire dove siamo al momento nel progetto. Quando vediamo un sacco di cose in done, io già mi sento molto meglio, no? Il backlog è scarico, ok, perfetto, il backlog è scarico. Cosa andremo a fare dopo? Dopo andremo a spiegare lo Scrum e andremo a fare sicuramente il push versus pull, che è molto importante. Dopo però, perché il WIP è pieno. Quindi andiamo a fare il gioco del WIP limit. Mi serve una persona. Una. Grande. Ragazzi, sono molto, cioè, giochi ultra semplici, ma veramente. Allora, nome? Giuseppe. Giuseppe nel mio team è il mio uomo migliore, perché qualsiasi compito gli do, lui lo porta a termine. Perfetto, anche due alla volta. Bravissimo Giuseppe. No. Giuseppe ne ha fatti un po'.
Però il whip limit, come vedete, non è stato rispettato. Io gli ho dato troppi task a Giuseppe, gli ho dati 12 per la precisione e non sono stati giustamente rispettati, si troverà in difficoltà. È colpa di chi? È colpa di Giuseppe? Giuseppe, i task finché gliene davo giustamente, finché le sue mani, ma o comunque sia, grazie caro, per adesso basta così, ti prendo anche dopo sicuramente. Finché gli era consentito giustamente portare a termine il suo task, lui l'ha fatto, e l'ha fatto anche in maniera egregia, devo dire, no? Perfetto. Questa è la definizione visiva di whip limit, ok? È molto importante stabilire quando una persona, una componente del team, ma il team in generale, perché siamo tutti insieme, prova fatica. Spiego in maniera anche proprio della lezione. Nome? Barbara. Barbara, perfetto. Giuseppe ha capito perfettamente Kanban. Vuoi per esperienza pregressa, perché i team sono cross funzionali e anche questo vedremo. Vuoi perché hai esperienza pregressa su Kanban, vuoi perché effettivamente l'ha capito. Barbara magari ancora no, o il contrario, Barbara, non te lo prendere, magari il contrario. Barbara l'ha capito. Iniziando. Perfetto. Ok, perfetto. Dobbiamo andare avanti? No. Ovviamente no. Perché il team è insieme. Quindi la definizione di Kanban deve essere compresa da tutte quante le persone insieme. Questa è la nostra definition of down in questo momento. Kanban, quindi... Ho lasciato il coso, scusate, sono olle. Questa abbiamo detto che è una bird, no? To do, doing and done, vabbè, to do whip, giustamente, and done. E poi possiamo farla come vogliamo. Questa potrebbe essere anche una bird proprio a livello visivo di un progetto di lavoro, no? Perché va bene tutto quanto, però l'agile ha anche una componente di test, non puoi non avere un test, giustamente, per lo sviluppo di un software, metti caso di un'applicazione, giustamente ce l'hai. E qua invece di doing, o dopo, magari sul WIP, work in progress, poi c'è test e poi c'è done. Va bene, può essere creata in base alle nostre necessità, la Kanban Bird. Scrum Alliance, o Scrum, insomma, la Scrum Alliance. Scusate l'inglese, ora c'è un minuto, Roles that aren't clear. But you can change that with Scrum, an agile framework. At its foundation, Scrum can be applied to any project or product development effort. Here's how it works. A product owner creates the product backlog, the prioritized wish list. During sprint planning, the team pulls a chunk from the top of that list and decides how to complete it. Ora lo spiego, tranquillo. Molto bene. Bellissimo video della Scrum Alliance, bravissimi. Molto bravi perché in pochissimo tempo ci descrivono Scrum. Scrum cos'è? È una struttura utilizzata per la gestione del product development. Quando noi deliveriamo un progetto, un prodotto, nel nostro caso sempre per un discorso software, Scrum ci verrà sicuramente a dare una mano. Quindi Scrum è uno strumento della metodologia Agile. Noi abbiamo capito che con Agile possiamo utilizzare più strumenti. Ok, ne possiamo utilizzare quante vogliamo, la Kanban Board, che magari ci serve, possiamo utilizzare lo Scrum, che ora lo spieghiamo. È empirico. Che vuol dire che è empirico? È il fatto che fondamentalmente provvede a far sì che il team cresca insieme, no? Cioè, dà un modo per provarlo, riflettere sull'esperienza e apportare gli aggiustamenti alla fine. Si chiama retrospective questa cosa, tra le varie cose, si chiama retrospettiva. Quando noi ci confrontiamo, ora vediamo, questo è uno sprint di Scrum, è molto difficile ragazzi, scusate ma veramente poco tempo, considerate di solito una settimana di corso questo, però durante uno sprint, voi immaginate, adesso vi faccio vedere proprio uno sviluppo di un software, no? Per esempio, ok d'accordo, abbiamo tre figure principali, lo Scrum Master, il Product Owner e il Development Team, d'accordo, velocemente proprio, lo Scrum Master chi è? Lo Scrum Master è diciamo il facilitatore, la persona che riesce a comunicare con tutti e diciamo aiuta il ciclo di Scrum, praticamente il ciclo per portare avanti tutta quanta questa metodologia. Il Product Owner è la persona che ha
l'idea del prodotto, chi effettivamente ha avuto l'idea iniziale del prodotto e sa esattamente dove vuole andare a parare con quel prodotto. Il development team è il team di sviluppo, quelli che effettivamente poi svilupperanno il software, il progetto, insomma, in generale. Come via. Lo vediamo comunque proprio adesso, però diciamo via perché così stringiamo. Il why, perché è il valore ovviamente, ragazzi. Il the value è la fine, no? È il prodotto vero e proprio. È ciò che a me, outcome, vedete che poi mi sporgo le cose. Le outcome. Differenza tra outcome e output, secondo voi? Qualcuno lo sa? Volante. Allora, output. Un output è il risultato, bravissimo, è il risultato immediato. Io faccio un qualcosa, faccio un'attività, il risultato immediato è l'output di quell'attività. Un outcome cos'è invece? Il risultato finale. Grande, esattamente. È l'insieme, più che altro è l'effetto che provoca l'output. Faccio un esempio reale, sempre per il discorso real world examples, no? Un output potrebbe essere che dall'unione di farina e acqua faccio un impasto. Quello è un output, l'impasto è un output. La gioia che prova il bimbo a mangiare la pizza è un outcome. Ok? A me interessa l'outcome, non interessa l'output. Certo, l'output è un mezzo, non è che viene escluso. È sempre il discorso over, no? Questa parte è più importante, però anche questa ovviamente è importante. D'accordo? L'output è molto importante, ma l'outcome è ciò che io cerco. È ciò che effettivamente è il valore di ciò che io sto facendo, dell'attività che sto perseguendo, no? D'accordo. Ok, vedete anche il discorso. Scrum è progettato in modo da consentire, ma questo già è il proprio, al team di incorporare pratiche ed altre strutture esattamente nel contesto richiesto, in base a ciò che la mia azienda, ma anche io nella mia vita in generale, chi vuole fare un po' di Scrum nella vita, decide lui come fare, no? Che ne so, Giuseppe utilizza l'agendina per segnarsi le giornate, io no, utilizzo una lavagna a casa. Dipende dalle nostre metodologie durante la giornata, magari. Scrum incrementale, ok, divide il lavoro in piccole parti, si chiamano sprint. I sprint sono proprio delle parti di tempo, di solito vanno da 1 a 3 settimane, 4 anche, poi uno lo decide, però sono brevi nel tempo in cui praticamente il prodotto deve essere shippable, deve essere rilasciabile e quindi deve essere già fruibile. Come dicevamo prima, la mia applicazione di posta deve essere magari, intanto deve fare quello, deve inviare e ricevere posta, dopo ci mettiamo le bozze. Ragazzi, chi si ricorda Google nel 98-99? Ma vi ricordate Google? Ok. Cioè, pensate se Google avesse pensato al big outcome alla fine, no? Io voglio arrivare nel 2019 ad aver fatto tutto quello che ha fatto Google nel corso degli anni. Non sarebbe mai morto, che ne so, tutti gli altri... proprio cose di ricerca, come si chiamano? Perché vengono solo in inglese le parole? E tutti gli altri, insomma... Bravissimo, grazie. Sarebbero magari, non sarebbero morti perché Google non li avrebbe fagocitati, giustamente, grazie alla sua abilità invece di deliverare sempre prodotto veloce, no? Crescere insieme al cliente. Io che ne sapevo di quello di cui avevo bisogno, io Matteo. Perfetto, poi Google me l'ha mostrato piano piano, io gli ho dato il feedback, a me è piaciuto perché ho abbandonato un'altra cosa e ho utilizzato te. Questi sono gli sprint, poi quelli di Google sono un po' più lunghi. Oh, scusate. Perfetto. E Scrum è iterativo, all'interno di ogni sprint abbiamo un feedback da parte di tutto quanto il team, inteso come team di sviluppo, product owner e Scrum Master. Perfetto. È essenziale questo approccio perché serve a ottimizzare praticamente, serve a rifinare il nostro prodotto finale, no? Quindi andiamo nello sviluppo, decidiamo che vogliamo far partire un'applicazione, andiamo nel nostro backlog, andiamo a inserire tutte quante quelle feature, tutte quelle caratteristiche che la nostra applicazione vuole, d'accordo? Iniziamo a implementarne qualcuna, ragazzi, facciamo una chiacchierata veloce tutti quanti e decidiamo che a un certo punto quello che non uscirà fuori è voglio intanto invia la posta e riceve la posta, d'accordo? Facciamo, fatto. Questo è il primo sprint. Abbiamo delle persone che parlano, che siamo noi, il team, abbiamo Giuseppe che è il nostro Scrum Master, Sprint Master, quello che chiama, ma è lo Scrum Master che praticamente ci coordina e parla col Product Owner, che è Barbara, che è lei che ha deciso che effettivamente
la nostra applicazione doveva essere così e doveva fare queste cose. Tutti quanti parliamo insieme, tutti quanti arriviamo all'outcome finale, ossia il valore di prodotto intanto che l'abbiamo deliverato, l'abbiamo consegnato a tutti quanti. E dopo, piano piano, ci lavoriamo sopra, lo definiamo insieme. Sempre noi, ma insieme al feedback sia di tutti quanti, questa è la retrospective. Pensate, c'è un corso molto interessante che fa Red Hat, che è proprio la DevOps culture, no? La cultura del DevOps, dello sviluppo in agile, diciamo, ok? Ed è molto carino perché tu praticamente in quella settimana sei parte del team, cioè nel senso arrivi effettivamente all'outcome finale, tu impari, arrivi alla fine in cui hai imparato, quello è il tuo valore effettivamente, facendo parte di un team, ok? Sì, anche se vuoi. In realtà ovviamente non è reale, il progetto reale sei tu, è diciamo imparare. Quello è il progetto. Alla fine il valore. Bravissimo, real world examples, no? Noi ce li abbiamo. Riusciremo a applicarlo secondo voi in Italia una tipologia del genere? È difficilotto. D'accordo, questa è infatti una domanda che loro fanno sempre. Alla fine, anche se in Italia ne hanno fatto solamente uno di questo tipo di corso. È difficile, è vero. In Italia è difficile, anche se ovviamente poi abbiamo società, magari anche come Sorit, per esempio, no? Come la nostra, che effettivamente permettono sicuramente di implementarlo in maniera molto importante. Non so se qualcuno si è interessato ad Agola, qualcuno l'ha saputo, l'ha visto, perfetto, è molto, molto carino, ve lo consiglio. Quello è un modo per automatizzare, per eseguire un'automazione, è più lungo di così, però ok, molto, molto, molto bello. Questa forse è la cosa più importante, in assoluto, la retrospective, perché ci permette, noi ogni giorno, in questo corso di una settimana, in ogni giorno ci fermavamo più volte al giorno, però in realtà magari in un ambiente d'ufficio lo fai una volta, no? Alle 18 si stacca tutti quanti, che poi non è proprio così, però alle 17.50 ci riuniamo tutti quanti, ok, perfetto. Durante la giornata cosa è successo, ragazzi, signori? Cosa è successo? Abbiamo 10 minuti, parliamo. Questo mi aiuta a me a capire quello che Giuseppe ha avuto come difficoltà nella giornata, che idea ha avuto, e Barbara, che è il nostro product owner, ragazzi, ma lo sapete che in realtà nel prossimo sprint possiamo fare quest'altra cosa, che è un'implementazione molto intelligente? E io posso dire sì o no, anche se faccio parte del team. È molto bello perché si perde quella piramidale, no? Quella struttura piramidale, ovviamente non è che si perde del tutto, però nel senso è sicuramente molto più importante far sì che anche il team dica la sua. Magari Barbara non ci aveva pensato, magari Giuseppe non ci aveva pensato. Un altro strumento è l'extreme programming, scusate, ora ci arriviamo, ma prima facciamo due giochi. Intanto lo Scrum, un minimo, è il procedimento, quindi come diciamo, riassumiamo, lo Scrum si compone di tre parti. Intanto che cos'è? Struttura utilizzata per la gestione del product development, quindi per deliberare, per diciamo distribuire un prodotto, mi aiuta nella gestione. È incrementale, quindi noi ogni volta andiamo a eseguire questi sprint, loro li chiamano sprint, ogni volta in piccole parti nel tempo, che ogni volta incrementano ciò che ha di valore il mio progetto. Piano piano cresce sempre di più il mio progetto. Ma lo facciamo anche nella vita, ragazzi. Pensateci, difficilmente noi pensiamo a un qualcosa, pensate a uno studio accademico, no? Semplicemente all'università, mica posso pensare, mi siedo, ok, do 40 esami. No, è incrementale. Faccio un esame per volta, studio una volta per esame, insomma. Iterativo, al termine del sprint tutti quanti ci confrontiamo e soprattutto si provvede feedback per quanto riguarda quella determinata parte di sprint, perché così ci aiuta a capire, ok, dove vogliamo arrivare? Questo è lo Scrum. Chi abbiamo quindi? Lo Scrum Master, che è la persona che, diciamo, coordina tutto questo ciclo, tutto questo giro, il Product Owner, che è chi ha l'idea barra soldi, però di base la cosa più importante è l'idea, e il development team, che siamo ovviamente noi in questo caso, perché stiamo tutti quanti studiando insieme per quanto riguarda questa lezione, e nel dettaglio è chi effettivamente poi lavora sul codice, poi parliamo lato software proprio, il come comunque un pochino già lo stiamo vedendo. Kanban, che dite? Pollice su, pollice giù? Pollice su, nice! E abbiamo uno spazio sul nostro work in progress. Scusate, quella era prima. Scrum, sì, pollice giù. Sì, done, perfetto. Facciamo due giochi. Ne abbiamo due. Whip limit e push and pull. Whip limit non ce la faremo mai, quello l'abbiamo già fatto. E l'altro, scusate, questo non ce la faremo mai.
lo proviamo. 1,40, non ce la faremo mai. Va bene, proviamo quest'altro. Allora, mi servono tre persone. Una. Barbara, è proprio... è una sciocchezza. Venite qua, ragazzi. Il terzo. Come here. Allora. Il mio development team. Ok. Devono, venite più vicini, devono far sì che il prodotto arrivi effettivamente, ogni funzionalità arrivi a destinazione. Ragazzi, una pallina, ve la toccate con entrambe le mani, ve la passate, 1, 2, 3, il terzo la delibera, ok? Via. Tutte e due le mani. E via. Tutte e due le mani. Perfetto. Questo è uno strumento di push. Ok. Tu sei? Oh, perfetto, Boris. Allora, Boris è il nostro manager. Boris, mi dici che cosa stai vedendo? Stop! Chi sta lavorando? Loro due che stanno a fare? Niente. Boris non è propriamente convinto, è un po' arrabbiato come manager, ma tornerà nel pomeriggio per verificare che stanno lavorando. Continuate a lavorare, ragazzi. Continuate a lavorare. Stop! Mazza, ho beccato proprio. Di qua... Torna nel pomeriggio, Boris. Chi sta lavorando? È una sola. Perfetto, c'è un problema, d'accordo. Ah, facciamo quest'altra cosa. Scusate, sono pochi, ragazzi, se no ne volevo comprare di più, ma non arrivavo qua, Amazon. Grande servizio. Perfetto. Via. Toccatela con entrambe le mani. Passatevela tra di voi. Passatevela. Tra di voi. E nel senso, dovete scambiarvela, ragazzi, non per forza con entrambe. Via, scambiatevele. Stop. Chi sta lavorando? Tutti. Ah, grande! Grandissimo, stanno lavorando tutti. Ragazzi, qua però lavoriamo, ma piange. Il piatto piange. Perfetto. Quindi abbiamo deliverato prodotti zero, funzionalità zero. Ricominciamo. 1, 2, 3. Sempre uguale. Guardate cosa succede, questo è il procedimento a push. Guardate cosa succede in pull. No. Solo con una mano adesso, ma è uguale, più che altro perché è più facile. Vai. Quando ti liberi, vai. Ma in una mano? Guardate che roba. Sì, come volete, anche con due, ragazzi, è solo perché è più facile, perché sono palline da ping pong. È il concetto, vedete? Guardate che roba. Stanno lavorando tutti. Guardate come scippano. Il delivery è molto... Questo si chiama procedimento pull. Ok? Lei perché... Barbara perché è velocissima. Però non è così, perché Giuseppe in realtà nella sua whip può decidere, nella sua personale, può decidere di prenderne due insieme, per esempio. Vediamo. Vai Giuseppe, pull di una e una due, vedi? È così. Questo qua è il pull, grazie ragazzi, poggiate anche qua, grazie mille. Questo pull è il modo introdotto appunto dalla metodologia Agile, che ci permette di far sì che effettivamente il lavoro si svolga in maniera più rapida, questo è sicuro. Ma cos'altro fa? Chi ci arriva? Questa è una parte molto 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 importante. Cos'altro fa per la persona? Di essere passiva. Perfetto. E cosa, esattamente, e questo cosa scaturisce? È mia. Cosa porta? A cosa porta? Alla responsabilità. Responsabilizza. La responsabilità non è più mia, che gli dico, tiè, lavora. Fai, no. È Giuseppe che dice, ok, io ho il backlog, tu mi dici quello che devo fare, quali sono le funzioni, anzi no, tu me lo dici, tutti quanti abbiamo deciso cosa dobbiamo fare, poi io decido come arrivarci, con i tempi che ho e con i tempi che posso. È molto importante. Responsabilizzare è un modo per ovviamente incrementare la produttività di tanto. XP, ultima cosa, ragazzi, scusate, tanto il gioco non riusciamo a fare l'ultimo, ma è molto carino, si chiama Wake Up in the Morning, sarebbero praticamente le attività mattutine. Ho messo un sacco di whip, sbagliatissimo, in to do e in tre. Whip limit, che sarebbe quello là delle palline, ok, perfetto, quello là che solamente Giuseppe, e il push and pull, che è l'ultimo che abbiamo fatto, ci spiega che è molto meglio il pull, no? Cioè, prendere è molto meglio che essere spinti a lavorare, d'accordo? Abbiamo il work in progress, questo non lo faremo, ve lo spiego volante. In pratica il wake up in the morning significa che tutti quanti noi diciamo quali sono le attività della mattina, d'accordo, a un certo punto
Disastro. Avete un minuto per arrivare al lavoro. Vi siete appena svegliati perché la sveglia ha suonato, perché oggi avete una riunione col CEO. Dramma. Vi lavate ancora i denti? Sì, possibilmente. Quello sì. Ma portate giù il cane? Dipende. No. Chi ha detto no? Dipende. Per me è fondamentale. Ne parliamo. È così che funziona. La retrospettiva è molto importante per decidere effettivamente come incrementare, ok? E con quale iterazione, quando farlo. Molto importante. Scusate, la metto tra il donna e io, perdono per il tempo, ma non avevo tutto quanto evidentemente a portata. Ok, XP, ultima metodologia, ce ne stanno un miliardo, stop, fine, stop al televoto. Ok? Veloci, ve ne ho spiegati. Me ne ho illustrati quantomeno tre, spero che un minimo vi abbia dato volontà di vedere di più la cosa, perché è molto bello, proprio a livello personale. Il terzo strumento che Agile mette a disposizione è l'Extreme Programming, utilizza, come diciamo, metodologia software, essendo una struttura agile, utilizza frequenti rilasci in brevi cicli di sviluppo, introducendo i checkpoint. Vediamo un secondo. Abbiamo quattro caratteristiche: il pair programming, l'automated testing, il TDD e lo IAGNI. Volanti. Proprio veloci. Introduce degli strumenti che sono il pair programming, praticamente è quando due programmatori si mettono uno di fianco all'altro a programmare insieme, ok? In realtà c'è anche il mob programming, che sarebbe con più persone ancora, ed è ancora più avvincente come sfida, ma è molto importante. Cosa ci dà praticamente il pair programming? Che uno dei due, che si chiama in quel caso driver, il conducente, inizia a digitare codice, perfetto. L'altra persona, che è il navigatore, inizia già a controllare il codice, vede effettivamente lo sviluppo come sta andando avanti, dà idee su come effettivamente magari vede che c'è un problema che potrebbe evidenziarsi in futuro e va già a cercare la soluzione. Poi si scambiano di posto. Vado veloce, scusate che stringo, che abbiamo finito. E oltre alla revisione, appunto, sono andato troppo via. Oltre alla revisione in pair programming, quindi a tempo reale del navigatore, abbiamo l'automated testing e il TDD. Sono dei concetti un po' più tecnici, infatti l'ho lasciato per ultimo, pensavo di avere leggermente più tempo, ma ve li spiegherò velocemente. In pratica, nello sviluppo di un software, utilizzando la parte dell'extreme programming, ciò che avviene è che i test vengono automaticamente automatizzati. Quindi, praticamente, quando andiamo al rilascio effettivo del software, è già stato testato, addirittura i test vengono creati ancora prima di effettuare la scrittura di codice. Okay? Viene effettivamente già automatizzato il test e viene rilasciato automaticamente, quindi è molto più veloce. La fruizione del rilascio del software, del prodotto, tutto quello che vogliamo, è molto più veloce. E l'ultima, che è una feature abbastanza niente, posso andare giù. E lo IAGNI, you aren't gonna need it, è un punto però fondamentale, sembra un po' una, è come al solito, come tutti gli agronomi informatici sono molto simpatici, ma è un punto in realtà molto fondamentale. Ho veramente bisogno di questa feature nel mio sviluppo? Boh, no, ne parliamo insieme, in retrospettiva. Prima lo vediamo tutti quanti insieme, dopodiché vediamo se effettivamente implementarla. Se non è necessario, lo vediamo dopo. Vedi, funzionalità extra, infatti, possono essere sempre aggiunte successivamente. Certo però, dopo un test fallito, prima falliamo i test, poi effettivamente vediamo come far sì che quel test passi e dopo andiamo in produzione. Questa era la parte più tecnica e mi dispiace. Mi dispiace anche per l'ultimo gioco, ma era lunga. Spero che almeno la spiegazione sia stata leggermente esaustiva. Abbiamo un minuto per le Q&A, eventualmente proprio un minuto? No? Un minuto? Se ne avete, signori. Se ne avete, più che volentieri. Che ho parlato? Che formazione suggerisco io per quanto riguarda questo qui? Sì. Perfetto, una buona domanda. La stessa che ho preso io, in realtà. No. Allora, al di là dei corsi, quello che suggerisco io è vedere con Scrum, la Scrum Alliance, che è un sito su internet, è proprio l'alleanza Scrum, appunto, che spiega uno degli strumenti, appunto, Agile, che è appunto lo Scrum,
che sicuramente è più open mind verso gli altri, cioè mentre gli altri diciamo tendono a vedere un po' di più diciamo il loro, che ne so, per esempio la parte per quanto riguarda di Kanban non guarda molto gli altri, sviluppano la loro parte. Scrum invece è molto più diciamo disposto a scambiare strumenti, poi lo fanno tutti ovviamente, però loro è proprio una loro feature fondamentale, infatti è proprio anche nel loro manifesto, no? Dell'alleanza. E quindi sì, io direi partire dal discorso Scrum, ma soprattutto, come dicevamo, è una metodologia. Forse la cosa più carina è implementarla, vedere come funziona, ma soprattutto implementarla anche su noi stessi, no? Perché è applicabile anche nella vita di tutti i giorni, come abbiamo visto. Grazie mille.